Io ho finito gli aggettivi, io ho finito le parole per descrivere questa squadra, per descrivere questo allenatore, per descrivere Osimhen e Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, chiamatelo come vi pare. Ma ragazzi, io vi assicuro e credo che si sia visto che oggi non era una partita semplice per il Napoli in casa dello Spezia. Fate caso allo specchietto, sui pappagalli che ci stanno a giocare, lo specchietto che arriva qua dentro e fa gli effetti luminosi. Il Napoli si porta a casa altri 3 punti importantissimi. E me piglio un caffè, me lo piglio tutto. Perché? Perché è l'ora del caffè e manca farlo apposta, ragazzi miei. È uno dei prodotti, no? Napoletani. Più il caffè napoletano è qualcosa veramente di esagerated. Comunque, aspettate un attimo, vi saluto immediatamente e c'è per tutti da me. Fate una cosa, lasciatemi piace, mo vi dico per quale motivo. Secondo. Mamma mia. Allora, mi piace se volete in merito il parere del buon Fabio. È gratis. Iscrivetevi e attivate la campanella per restare sempre aggiornati sui miei contenuti. Ho due canali YouTube di calcio, ovviamente, quindi non solo questo, è un canale YouTube extra calcio. Preparatevi perché sto per tornare con dei contenuti molto particolari insieme al buon Fabio e non solo. Vi lascio, se siete interessati, i canali in info box o durante il video compariranno qui. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, che giocatori! Sì, ragazzi, ve invidio Osimhen e Kvara. Osimhen e Kvara, ve li invidio, vi devo dire la verità. Perché sì, che la stagione sembra proprio la stagione per eccellenza del Napoli, e non voglio solamente esaltare i singoli, ma qua è proprio il gruppo che fa la differenza, eh. Però è ovvio che poi, ragazzi, sono i singoli che ti risolvono le partite. L'impatto di Kvara, io ancora mi ricordo, e sono andato a recuperare un paio di giorni fa un contenuto di un amichevole del Napoli che stava a giocare contro Bo Pippettini, non mi ricordo, mi sfugge. In cui esaltai tra virgolette Kvara, no? E dissi: qua non è questione di vedere sto ragazzo contro chi gioca. Qua se vede che le qualità sono quelle, se vede che questo c'ha fame, c'ha voglia, c'ha tecnica, c'ha qualità, c'ha anche quantità nelle gambe. E dissi appunto: qualsiasi avversario gli si mette davanti, state pur certi che lui sfornerà sempre quelle prestazioni. E nel bene o nel male, ragazzi, l'impatto che ci ha avuto in Serie A è stato devastante. Io non oso immaginare attualmente il valore di mercato di Osimhen e di Kvara. Non oso immaginarlo. E fossi un tifoso del Napoli, ve lo dico onestamente, sarei preoccupato. Sarei preoccupato perché dovessero arrivare con i prezzi che girano adesso, soprattutto dai campionati esteri, dove sopravvalutano i calciatori, calciatori che già valgono di per sé. Dice, vabbè, ma se arrivano 100 milioni per Kvara e 180 per 150 per Osimhen, te ce li fai una squadra. Sì, ma attualmente a sostituirli due calciatori di questo tipo. Poi, per carità, il Napoli ha dimostrato, proprio con Kvara entrante, Insigne, però non è che te può di sempre bene. Quindi io sarei preoccupato perché le offerte arriveranno sicuramente. Entriamo nei meriti della partita, ragazzi, qua va fatto un plauso soprattutto a Spalletti. E sapete da che cosa ho pensato questo? Guardando le formazioni ufficiali: Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Kim, Mario Rui, Zielinski, Robocca, Anguissa, Lozano, Osimhen e Kvara. Dice, ma come? Giochi in casa dello Spezia contro una squadra che lotta per non retrocedere e con chi te presenti? Con tutti i titolari. Manco fai un minimo di turnover, i turni, gli impegni, tra poco che torna la Champions League, una cosa e un'altra. Forse questa era proprio la partita più adatta, no? Per far rifiatare qualcuno. Forse proprio Kvara. Forse proprio Osimhen, visto lo stesso Simeone, no? Che ogni volta che entra, ci abbiamo noi appunto la riprova. Ogni volta che entra, o comunque ogni volta che gioca, ragazzi, il sigillo lo mette. E invece no. Io sono d'accordo con Spalletti. Forse anche per un dato statistico che Spalletti avrà visto, ma poi la statistica conta come il 2 de Denara quando comanda Bastoni a Briscola, no? Il dato statistico diceva che nelle due stagioni precedenti, Milan e Inter, capoliste, quando hanno affrontato lo Spezia in casa loro, una ci ha perso e una ci ha pareggiato, nessuno ci ha vinto. Forse avrà visto questo da dato statistico, forse non ha voluto sottovalutare questo Spezia proprio perché lo conosce dal punto di vista tattico, conosce quello che questo Spezia può dare e quello che ha dato in realtà a questa partita. Non guardate poi quello che è stato il finale, la partita va analizzata nel complesso, in tutti gli effettivi minuti. E ovviamente, ragazzi, il primo tempo è finito 0-0 ed è stato, secondo me, un primo tempo di livello da parte dello Spezia, soprattutto dal punto di vista
dell'equilibrio, dell'organizzazione, ma anche dal punto di vista tattico. È uno Spezia che, ragazzi, secondo me il discorso è sempre molto simile, no? Sanno di essere inferiori, quindi danno sempre il 200% de se stessi. Addirittura la prima occasione pericolosa la creano loro, no? Poi a Caldara, che ha fatto i primi 10 minuti, decimo minuto, ci ha avuto quella situazione un po' particolare. Insomma, Napoli, gara ruvida. Ingabbiato questo Napoli che faceva difficoltà a creare occasioni da rete perché proprio lo Spezia era messo bene in campo, no? Ingenuità clamorosa, ingenuità, raga, secondo me manca fatta apposta, era anche involontario. Non so dire che non era rigore perché la mano era praticamente larghissima in area e là come fai a non fischiare un rigore di quel tipo? Tutto al più che ormai praticamente ogni braccio largo, ragazzi, se sbatte direttamente e non su altre parti del corpo prima, se fischia ormai sempre calcio di rigore. È ovvio che te indirizza la partita, è ovvio che quel pizzico di fortuna per dare la tranquillità al Napoli c'è stata. Ma, regà, questo dimostra ancora una volta che questo è l'anno del Napoli, secondo me. Non, ma credo che sia anche abbastanza oggettivo, ormai chiunque lo riconosce, no? Credo che nessuno possa permettersi di dire il Napoli si lascerà sfuggire questo campionato. Troppe prestazioni incredibili e al momento giusto, ragazzi, sblocchi la partita. La freddezza di Kvara nel battere il calcio di rigore. Io ancora non capisco chi è il rigorista del Napoli. Faccio veramente fatica perché una volta uno, una volta l'altro. Ma Kvara, freddezza, calcio di rigore o meno, anche durante le fasi, no? Le azioni della partita. Napoli che si permette ora, in quel momento, no? Di andare in scioltezza, inizia a dominare e poi dal momento in cui domini sul campo e psicologicamente è ovvio ragazzi che puoi riuscire no, a indirizzare e a chiudere definitivamente la partita. Ma ragazzi, ma come ha raddoppiato il Napoli? Ma come l'ha fatto quel gol Osimhen? De testa, ma una palla che viene spazzata in alto. Io mi stavo a finire di pranzare, sta palla schizzata in alto, regà, lui se già sapeva che avrebbe segnato, si è guardato intorno e ha detto, mo salto nel momento giusto, gli frego tutti quanti, la metto di testa, appoggio là. Là la partita era chiusa, là la partita per me era già finita. E non finisce qua ovviamente ragazzi, Osimhen continua a segnare come se non ci fosse un domani, gol su 25 gol, pure sta partita, strameritatamente. Ma pure Kvara che continua a fornire assist a Osimhen, anche questo, l'intelligenza, no, di Kvara e l'umiltà, perché poi entra anche in gioco il voler segnare, magari il voler anche essere un po' egoisti, no? No, non si concedono nessun minimo errore. E, raga, sul 3-0, ma che vuoi che fa? La partita era già, era minuto 75 circa, partita completamente chiusa. E io posso solo che fare i complimenti a tutti, ragazzi, ma lo ripeto soprattutto a Spalletti perché ha fatto benissimo, mio puro e semplice parere personale, a schierare i titolari e a non rischiarsela con le seconde linee, tra virgolette, perché alcune se possono definire riserve, proprio perché la partita, regà, era una trasferta insidiosa. Napoli che continua a volare, non aggiungo altro, la vostra qua sotto nei commenti, grazie per la visione e ci vediamo alla prossima come sempre con un nuovo video. Ciao, regà.